Così in Ungheria, dove il disgelo del Danubio, accavallando i lastroni di ghiaccio alla deriva nelle strette, forma dei potenti sbarramenti provocando gravissime inondazioni nella fertile piana ungherese. Gli aerei militari hanno tentato di rompere le improvvisate dighe di ghiaccio bombardandole con grosse bombe, ma il fiume, trascinando altri lastroni, richiude le falle prodotte dalle esplosioni e l'acqua prosegue la sua devastazione. Questi soldati non sono, come potrebbe sembrare, dei francesi, ma uomini di ogni parte del mondo, diseredati, senza patria.